Rugby Savona in campo il 1 ottobre. Nella stagione rugbistica 2017-2018 non ci saranno retrocessioni dall'Eccellenza e dalla Serie A per permettere la composizione nella stagione 2018-2019 di un campionato di Eccellenza a 12 squadre e portare da 24 a 30 le formazioni partecipanti al campionato di Serie A, 3 gironi da 10. Per questa ragione le promozioni dalla Serie B alla Serie A, al termine del campionato 2017-2018 saranno 7 e non 4. L'ottava a iscriversi al campionato di Serie A di diritto sarà la squadra dell'Accademia di Treviso, Benetton. Il campionato italiano d'eccellenza 2017-2018 prenderà il via nel weekend del 23-24 settembre, mentre tutti gli altri tornei prenderanno il via all'1 ottobre. La Serie C1 è stata strutturata in 8 gironi che esprimeranno ciascuno una promozione in Serie B e contestualmente sono previste 13 retrocessioni in C2. Per il rugby Savona le regole sono le stesse dello scorso anno. La squadra partecipa al girone D che è stato diviso in due pole, in pole 1 partecipano Stade Valdotain, Rugby San Mauro, Ivrea RC, CUS Torino, Rivoli Rugby, 7 Rugby Torino ed in pole 2 abbiamo Savona Rugby, Union Rugby Riviera, Amatori Genova, CFFS Cogoleto, CUS Pavia, una ripescata da definire tra Moncaglieri e Monferrato. Le prime tre classificate di ciascuna pool si qualificano ad una pool promozione con partite di andata e ritorno la cui vincente sarà promossa in Serie B 2018-2019. Le squadre classificate dal quarto al sesto posto di Pool 1 e Pool 2 accederanno ad una pool passaggio con partite di andata e ritorno. Quinta e sesta classificata della pool passaggio verranno retrocesse in C2. Il rugby Savona affronterà dunque prima un girone tipicamente ligure, dove gareggerà per il vertice assieme al CFFS Cogoleto, appena retrocesso dalla Serie B, ed Union Riviera Imperia, storica sfida che non delude mai, dopo il lusinghiero piazzamento della scorsa stagione, secondo alle spalle del promosso Novara. Ci si aspetta un passaggio quasi scontato al pool promozione dove, verosimilmente, ritrovare Stade Valdotain, Ivrea e 7 Torino. Questa visione, ovviamente, è frutto del posizionamento delle squadre nello scorso campionato, alla ripresa dell'attività si capirà se corrisponde al vero, tenendo comunque conto che, al momento, non si hanno notizie di società attive in campagna e acquisti importanti per puntare ad una promozione sicura. In casa biancorossa si godono le ultime settimane di riposo, in vista della ripresa degli allenamenti fissata per il 17 agosto. Confermato l'allenatore Antonello Pischedda, la società sta pensando di allargare il proprio staff tecnico individuando figure tecniche specialistiche per mischia e tre quarti. Viene confermata infine la struttura di tutte le squadre giovanili dello scorso anno che hanno portato a enormi soddisfazioni, in particolare la Under 18 ed Under 16, classificate rispettivamente terza e quarta fra le squadre del Nord-Ovest.